È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Gentili amiche ed amici sportivi, ben ritrovati con lo spettacolo della Serie A Team. Si conclude la 31esima giornata in campo Milan e Sassuolo. Una partita importantissima per obiettivi opposti, il Milan che è in piena corsa per l'Europa, molto più spiccio l'obiettivo del Sassuolo che è 2 punti sopra la zona retrocessione e di conseguenza la necessità di puntellare in maniera più sicura la propria situazione di classifica. È iniziata la partita, è iniziato il primo tempo. Il tocco di Bonaventura per Rodriguez, palla dentro, Kessi, la parata di Consigli, incredibile dopo 54 secondi. Allarga verso Çalhanoğlu, potrebbe calciare, lo fa Çalhanoğlu, risposta di Consigli in calcio d'angolo. Gran tiro in porta per Çalhanoğlu. Çalhanoğlu con il destro, palla a giro, riesce a respingere Consigli, poi Rogerio. Rimessa in gioco per il Milan, Abate mette in moto subito Kessi, palla bassa che viene respinta, ancora poi Kessi, con i piedi, Consigli, quasi un okeista. Politano con il sinistro, non trattiene Donnarumma, riesce ad anticipare Acerbi, calcio d'angolo per il Sassuolo. Fischietto la bocca per Pairetto, è iniziato il secondo tempo. Prima conclusione della ripresa. Ragusa ruba palla, Biglia, Ragusa con il destro, blocca Donnarumma. Ingenuità clamorosa di Biglia che ha permesso a Ragusa di impossessarsi del pallone, di involarsi. Problemi per Mazzitelli, Çalhanoğlu con il destro, accompagna il pallone fuori con lo sguardo. Poi riesce a scattare Politano, posizione regolare, il gol di Politano, 75esimo minuto, passa in vantaggio il Sassuolo a San Siro. Palla dentro l'area, si gira, Kalinic abbatte la porta, 1-1 per il Milan, il gol di Kalinic. Kessi, Lemos, perde palla Lemos, Bonaventura, salva il risultato Consigli, a posto così, finisce 1-1 tra Milan e Sassuolo in questa 31esima giornata della Serie A Team.